diretta con la nostra Marsetti. Ciao. Allora, che oggi ci fa questi tortelli ai mirtilli? Sì. Sono molto curiosa. Allora, come si fanno? Perché adesso c'è appunto frutti di bosco, la stagione, sì, quindi usiamoli. Esattamente, anche per usare un prodotto di stagione. Mm. Allora, per la pasta abbiamo 250 grammi di farina, un uovo, 70 grammi ml di estratto di mirtillo. Poi invece per il ripieno abbiamo del gambuccio di prosciutto crudo e 300 grammi di ricotta che andremo a lavorare insieme, mentre per la salsa, quindi per il servizio, abbiamo ancora dell'estratto di mirtillo per andare a rafforzare un po' il colore, la salsa con pecorino e panna. E poi abbiamo dei mirtilli che faremo marinare con l'aceto balsamico. È un primo piatto, per intenderci, non è che sono ravioli dolci, c'è un primo piatto. Il dolce l'ha già fatto la zia Cri, anzi Fabri, possiamo farlo rivedere perché l'ha finito la decorazione, che eravamo un po' di corsa. Questa panna cotta meravigliosa al lime è davvero da rifare, perché è anche molto semplice, non è una cosa... Perfetto, allora mettiamo invece qui... In planetaria mettiamo la farina, un pizzico di sale, un goccino d'olio, proprio poco poco. Esatto. Poi mettiamo il nostro uovo. Naturalmente noi usiamo la planetaria per ragioni di tempo, ragioni di siamo una cucina, eccetera. Chi non l'avesse può farlo anche a mano, può farlo anche con le fruste, ma no? Certamente, cioè, normale, insomma, a mano. Si può fare... Con la classica fontana. Esatto. E quindi, allora, poi... L'estratto di mirtillo. L'estratto di mirtillo. Ecco, Evelina, sul mirtillo, no? Mirtillo fa bene, quindi è anche un piatto... Certo, hanno suscitato da anni l'interesse dei nutrizionisti appunto per le proprietà che noi definiamo nutraceutiche. È considerato addirittura un superfood per alta concentrazione di vitamina C, di vitamina K, vitamina E. E in più la ricchezza di antocianine e flavonoidi aiutano a mantenere elastici le pareti dei nostri vasi. E addirittura il mirtillo rosso, lo sappiamo, viene anche usato nella prevenzione delle problematiche delle vie urinarie, no? Anche nei casi di cistiti. Quindi è sicuramente un ortaggio, un frutto, diciamo, da utilizzare in questa stagione, ma... Ma fa bene agli occhi, dicevano, e fa bene, no? Alla vista, alla il vista, mirtillo nero, ecco. Perché la ricchezza di vitamina, dei precursori della vitamina A sono, diciamo, benefici per mantenere le nostre pareti dell'occhio, ecco. Ok, possiamo vedere l'impasto, grazie. Guarda che allora, bello, ecco, che bel viola. Esatto, un bel viola, un bel colore bello proprio... marcato. Mi raccomando, se non volete farvi voi l'estratto, ma volete prendere un succo pronto, assicuratevi che non sia zuccherato. Brava, perché questa è una buona, perché sennò vanifica un po' dessert. Le proprietà. Esatto. Allora, senti, vedi, ecco, noi abbiamo la nostra pasta che poi faremo riposare. Un po'. Sì, okay, faremo come riposare. Sempre deve riposare, deve farla nanna, quindi noi ce l'abbiamo esatto. già pronta. Esatto, noi ce l'abbiamo già pronta. Prima di prendere... Esatto, la pasta, prepariamo il ripieno. Quindi mettiamo metà del gambuccio a croccare, quindi saltiere caldo, mettiamo proprio un filino di olio, ma pochissimo, giusto per farlo iniziare, e lo facciamo diventare croccante. Abbiamo la nostra ricotta, bella asciutta. Ok. Così almeno non bagna la pasta. Se trovate una ricotta invece più cremosa, il barbatrucco è un pochino di farina di riso. Così assorbe, ma in cottura non si sente. Facciamo così, poi il cosa pepe. Cosa ti serve? Il pepe. Un pochino di pepe, sai che a me piace sempre. Mettiamo poi come il sta il fidanzato? Bene. Ormai non dico più il nome perché lo sbaglio. Bene, Leonardo sta bene. Leonardo sta bene. Sì. Leonardo, io Leonardo lo conosco. Sta bene. Sì. Io gli ho chiesto oggi se era ancora fidanzata. Perché ti stupisce che sia ancora fidanzata? Sì, no, perché se ne parlava più, allora... No, ma con me ne parla? È per la privacy. Alto, eh? Eh? È alto, alto, eh? È alto. È così. È alto. A lei piacciono gli uomini alti? È così, è alto, sì. Sì. Va tutto bene? Certo. Basta, mi interessa sapere. Ci mancherebbe, no, lo perché sai che io della vita, come dire, sentimentale dei cuochi, io ci tengo. La loro serenità è anche la nostra serenità. Se vengono qui arrabbiati, dopo No. Capito? Sono serena. Praticamente chi ride è felice in amore? No, sì. Non necessariamente, però come in genere se uno è di buon umore... La Francesca ride sempre. Sì, la Francesca ride sono sempre. Sono una persona solare.
Solare è un po' pazzerella anche. Sì. Un po' pazzerella. Solare. Dicono solare sempre aiutati, che il ciel ti aiuta. Comunque, stavamo facendo dei fantastici tortelli. Ecco, quindi questo per dire che non vuole troppo sapere i fatti suoi. No, va tutto bene, sono anche contenta perché, scusami, no, ma tu hai ragione, però tu sei una che parla dei fatti suoi in maniera moderata, ma Alfio dei fatti suoi non si sa mai niente. Quindi, capito? Dici tutto te? Non dico niente, perché poi tu mi fai quegli occhi spaventati, e capito? L'unica donna di cui posso parlare, di tua mamma, non sarà mica strano. Se io stessi sempre qua è un discorso, ma poi devi anche uscire. Esatto. Ti aspetto di fuori. Sei l'unica che non ho capito. Guarda, aspetta, che vedi che mi fai agitare, Alfio. Alfio. Fai agitare. Sì. Non chiedermi niente, dimmi se hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. L'unica donna, ma Alfio ne ha 18? No, una dai. Eh? Una no, alla diciamo volta. Che lui, una alla volta. No, lui ne ha una, però è galante, è gentile, quindi poi la gente equivoca. Io dico che uno non può essere sempre troppo galante, perché poi dopo equivoca. No? Cosa fa? Equivoca altro. Ma non lo so io. Capisce una cosa per un'altra, dai. Sì, dai. Hai capito? Posso farti marinare i lamponi? Certo, come si fa a marinare i lamponi? Scusami, i mirtilli. I mirtilli, appunto. Allora. Detto, i lamponi, da dove sono usciti? Oddio, mi sono confusa. Allora. Parlare di Leo, Ti metto, sì, a parlare di Leo, ti metto un pochino di aceto balsamico. Aceto balsamico sui mirtilli. Mirtilli, un po' di sale. E me li schiacci, per favore, con la forchettina che ti ho messo lì. Ah, ok. Ma io nel frattempo... Metto un po' di aceto, no? No, aspettiamo un attimo. Però... Ah, perché lo rilasciano il succo? Faccio bollire la panna per fare la salsa. Aggiungo il pecorino, visto che la pentola era già bella calda. Lo tolgo direttamente, perché ho paura che profumo sennò... sto pecorino quando lo scaldi, Hai visto? Per via che la panna copre quei sapori, tutto. No, per via. In questo caso me lo esalta. Certo. Io è un esaltatore di sapori. Lo sostengo da mesi, finalmente la gente mi dà ragione. Vado a buttare i miei tortelli e poi vi faccio vedere, questi li avevo fatti prima, e poi vi faccio vedere come li abbiamo realizzati. Rivalutatore della panna. La panna è diventata ormai un must, come pentole di spensa. Guardando, io devo trovare ancora la causa per l'anno prossimo, se ci saremo ancora, perché deve essere ancora più... Scusa che ti passo davanti. Dobbiamo trovarla, sì. Cioè, cosa facciamo? Deve essere qualcosa di ancora più discriminato della panna, non lo so, ci sto pensando. Mamma. Difficile? Ce l'hai. Dobbiamo trovare un ingrediente più discriminato della panna. Il glutammato. No. Facciamo il glutammato, però non ce ne frega niente, no? Vogliamo una cosa che sia un po'... No, perché è poco collegato alla cucina italiana. Potremmo chiederlo a Evelina, cioè qual è proprio quell'ingrediente? Facciamo un consulto. Quando mi tira un sasso, il sto lardo. Nella... Il lardo, ad esempio. Il lardo. L'aglio. Vabbè, no, però. L'aglio, no, ragazzi. No, anche il sì. Guardami, lo strutto, forse. Sì. Anche. Allora. Adesso vediamo. No, va avanti a schiacciare. Ah, andare avanti a schiacciare. Se no, qui finisce il tempo. Sì, però non c'è uno schiaccino più interessante? Abbiamo dei consigli sullo schiaccio, perché non è che si schiaccia tanto così con la forchetta, dici? Vabbè. No, però non li voglio proprio schiaccicati. Ah, va bene allora, va bene. No, pensavo che li volessi tipo frullati, no? Guarda, allora, così. Ah, quindi mettiamo... Il gambuccio rosolato con il gambuccio fresco. Con la ricotta. Con la ricotta, un po' di sale e pepe. Quindi gambuccio rosolato, gambuccio fresca, ricotta, tutto insieme nel ripieno. Esattamente. Chiudiamo i nostri fantastici triangoli. Belli ciccioni, non risparmiate. No, così. Anche perché già abbiamo la salute del mirtillo. Esattamente. Senti, qui cosa faccio? Va. Qui la spegniamo. Spegniamo, perché secondo me è perfetto. Guarda, buttiamo giù anche questi crepi l'amarizia. Ma sì, anche perché qua qualcuno mangia. Sempre. In abbondanza, direi. E adesso, allora, aspetta. Dimmi. La salsa l'abbiamo presa. Ah, ecco cosa devo fare. Siccome cuocendo l'estratto di mirtillo il colore perde un po', ma a me questo colore qui bello viola, giusto, mi piace. Detto, metto ancora mi piace un po' di estratto. Metto ancora un pochino di estratto in un saltiere e quando i tortelli sono pronti li vado a ripassare un attimino in padella. E poi tutti gli elementi sono pronti: il tortello, la salsa, il mirtillo marinato. Allora, io adesso ti faccio una domanda da $1 milione. Anche due. Allora, quando ad esempio mi avanza
io a casa mia, quando magari mi avanza un po' di su di questo ripieno, sì, no, che io ho messo nei tortelli, sì, ogni tanto io lo metto anche nel sugo. È così sbagliato? No, non è così sbagliato, però magari lo tieni per fare una torta salata due giorni dopo, così è un pochino più... Però è un peccato questo, certo, è talmente buono, io l'avrei se messo anche su. Se stai pensando di metterlo sui miei tortelli... No, non stavo pensando, ho detto solo, se scusami, no, no, il tuo tortello è il tuo capo, però dai, penso scherzo, a uno a casa, magari gli avanza un po' di cosa, non può farlo mantecare, saltare insieme ai tortelli? Certamente che ecco, sì, diventa anche più cremoso e più ricco. Però noi facciamo una roba giusto, lei è la sua ricetta. Però il piatto è mio, decido io. Ha ragione. Questo era il messaggio. Ma mi piace, ma ha ragionissimo, ma io, anzi, a me piacciono i cuochi di personalità, cioè quasi tutti, perché io ho mai trovato un cuoco che mi dà ragione. Brava. Guarda. Vabbè. Vedi, questo, ecco perché, lei mette questo, mette il pecorino con la panna, no? Sì, due mirtilli marinati. Due mirtilli marinati e qui c'è del gambuccio. E del gambuccio! Quello che abbiamo fatto saltare, certo, in padella prima. E questi sono i tortelli e i mirtilli di Francesca Marsetti. Grazie. Brava Franci, bravissima!